turismo italiano ha enormi potenzialità, vale circa il 13% del PIL prima della crisi, ma ha ampi spazi di miglioramento. Possiamo arrivare al 20% con tanta organizzazione, facendo come paesi che oggi sono più organizzati di noi. Bisogna essere onesti in questo. Ci sono paesi che sanno vendere meglio un prodotto che spesso, anzi, di fatto è inferiore al nostro. Il punto chiave è la rivoluzione digitale. Non è un caso che siamo partiti da lì. Abbiamo investito per primo le risorse sul nuovo hub digitale, sul nuovo portale digitale, che in sostanza è una cornice unica, un linguaggio unico, che però richiede un lavoro collettivo. Dopo un anno di stop e dopo di qualche anno in cui eravamo presenti in maniera un po' ridotta, l'Abruzzo torna alla BIT in maniera importante con 300 metri di padiglione. Lo scopo è quello di fare una vetrina dell'Abruzzo, di tutto ciò che l'Abruzzo può mostrare per fare felice un turista. Diciamo che il core business del nostro turismo rimane ancora legato al turismo legato al mare. Diciamo che 6 turisti su 8 che vengono in Abruzzo ancora lo fanno per le nostre splendide spiagge. Ovviamente l'industria sarà sempre trainante, però anche il PIL che riusciamo a sviluppare grazie al turismo ovviamente è importante e dobbiamo fare in modo che prendiamo e lo gestiamo in maniera molto professionale, molto per l'appunto come se fosse un'industria quella del turismo. Nei decenni passati probabilmente la nostra regione turisticamente era poco nota, però questa, essendo stati poco nota, non abbiamo avuto la massa. Oggi siamo avvantaggiati perché abbiamo la possibilità di un turismo di qualità. È la parte più radicata in me, sicuramente la montagna, anche gli odori, no, della montagna abruzzese, cioè mi mancano. Vieni ad annusare l'Abruzzo, vieni ad annusare l'Abruzzo, vieni! Ok, sei, ci sei. Io ho iniziato ad allenarmi a Teramo e mi sono spostata sempre nelle varie città abruzzesi per potermi allenare, per fare gare, quindi Chieti, Pescara, andavo a Sciare, Prati di Tivo, a Campo Imperatore, quindi io sono super legata a questa terra, sono felicissima di essere qui oggi e ringrazio tantissimo appunto di avermi chiamata come, diciamo, ambasciatrice, perché per me è solo un grande piacere e onore. Diamo un consiglio a un turista che viene in Abruzzo, cosa deve assolutamente assaggiare? L'Abruzzo è una regione che ha una quantità di ricette tipiche incredibili. Io vi faccio un esempio, c'è il mostacciolo, il biscotto tipico che è abruzzese. Se io vado a Rivisondoli, vado a Roccaraso, vado a Pescocostanzo, vado a Castel di Sangro, sono 4 ricette diverse. Se dico oggi bisogna assaggiare il mostacciolo di, cioè il comune vicino insorge. Quindi allora voglio dire, assaggiamo più prodotti possibili perché l'Abruzzo ha una quantità di ricette, di prodotti tipici incredibile, di grande identità. Vieni a Abruzzo perché è bello, non Bruzzo. Marsilio, fammi fare lo spot per la regione Abruzzo, perché se no qua siamo ancora a Milano. Conosci l'Abruzzo, ci sei mai stato? Sì, qualche volta, ma non lo conosco, sono stato al mare. Difficile scegliere una meta comune che vada bene entrambi. Ma perché normalmente me ne occupo io. E l'Abruzzo vi mette d'accordo? Sì, siamo stati d'accordo quando l'abbiamo scelto. Bellissimo. Lui sceglie, poi ne parliamo e poi decidiamo, non è che è una cosa così... No, non ci sono mai stato. E vorresti venirci? Sì, in bici. In bici? Sì. Quindi costa dei trabocchi magari? Magari sì. È molto molto bella la natura, è rispettata, io amo moltissimo i viaggi naturalistici. Sono la mia passione. Poi non so se è Abruzzo o Molise o se siete ancora insieme. Ho tentato anche l'assalto al monte. Qua è la Maiella. La Maiella.